Marvel's Avengers è finalmente fra noi, dopo una lunga attesa è partito ufficialmente l'early access del gioco, i server sono aperti, quindi possiamo immergerci finalmente in questo titolo attesissimo e scoprire se di capolavoro si potrà parlare. Ci saranno diversi video in questi giorni, campagna, multiplayer eccetera, dovrete essere anche voi a darmi una mano a decidere cosa portare avanti e cosa no. Io giocherò tutto, credo sia qui sia sull'altra piattaforma, dove lo vorrete, però appunto ci tengo in maniera particolare alla campagna, che è la cosa che sapete, io sono uno per le campagne sempre, per cui speriamo bene, vediamo com'è. Lo vediamo ogni giorno di più intorno a noi. Chi ha i poteri ne abusa. Ma gli Avengers non erano così. Non ne ho mai dubitato. Penso che tutto sia accaduto per un motivo. Forse è proprio quello che stavo aspettando. Forse sono finalmente parte di qualcosa di più grande. Vede il ponte, Abu, guarda! Era ora. I sedili non si inclinano. È bellissimo. Perché lo chiamano Golden Gate Bridge se non è dorato? Ci sono così tanti bambini. Scommetto che le loro storie sono incredibili. Competizione serve a renderci più forti. E se la mia storia non dovesse piacergli, se non fosse adatta? Deve essere perfetta, capisci? Quando sei nata, dissero che avevi degli occhi da triglia. Cosa? Ma io pensai che i tuoi occhi fossero la cosa più bella del mondo. Siamo tutti unici, Kamala. E tu devi esserne orgogliosa. Ti voglio bene, Abu. Io più di te. E sono sicuro che tu possa vincere. Oh, riesci a immaginartelo? E il vincitore per la miglior fanfiction di sempre è... Avengers contro le lucertole malvagie delle fogne di Kamala Khan! E la folla comincia a esultare. Questo è lo spirito. Ma che tu vinca o tu perda... Oh, starò comunque bene, Abu. Oh, Beta, il bene non è una cosa che si è. È una cosa che si fa. Esattamente. A sinistra è il quartier generale Avengers della West Coast. Presto lo tireremo sulla Chimera. Mi sento un bimbo al parco giochi, ragazzi. Presto, Abu, andiamo. D'accordo, d'accordo. Cerca di stare calma. I supereroi mi fanno un brutto effetto. Torno bambino con i supereroi. Wow, è incredibile. Ah! Concorso di fanfiction arrivo. Quale scatto, fammi godere un po' il tutto. Benvenuti all'Avengers. I VIP, i finalisti del concorso di fanfiction e i loro familiari. Ah, c'è anche la madonna fotografo. È davvero una dura. Non ho mai capito dove sia, ma... Mi chiedo se dal vivo sia così alto. Scusate, ma c'è... Allora, io premo... ok. Medaglia libera. Vabbè, uno può fare un po' quello che vuole. Vabbè, qua... Credo che gli appassionati diventeranno matti, al solito. Io non sono mai stato un fan della modalità foto, però capisco che possa piacere. E ci si possono fare anche bellissime cose. Benvenuti all'Avengers Day. Figo, ma spero di vederli anche dal vivo. Ciao, finalista. Posso chiedere il tuo nome? Kamala Khan. E questo è il mio papà. Yusuf. I Khan, ottimo! Provate la nostra caccia al fumetto. Se li recuperate tutti e cinque, potrete accedere alla balconata VIP. Quando li avrete tutti, passate il vostro telefono davanti all'ascensore e potrete salire. Divertitevi!
Non hai già abbastanza fumetti? Ma la balconata VIP! Devo farlo! Allora, intelligenza tattica. Premi in su per attivare l'intelligenza tattica e visualizzare gli indicatori dell'obiettivo. Io non ho mai pescato niente in questo gioco maledetto. Se a casa altri peluche. D'accordo, proviamo. Ma io ho bisogno di un parco giochi tipo questo, ne ho bisogno fisicamente. E vai, ho un numero, devo trovare gli altri. Qua ce n'è un altro. Oh, il tiro al bersaglio di Widow's Bite. Sembra che dovrò giocare se voglio uno di quei fumetti. Dai. Non ferma nessuno. Quanti ne servono, dai. E non rialzarti. Non male, Kamala. Davvero niente male. E due. E questo numero ora. Maledizione. Tutto bene? No, ho già questo numero. Mi serve quello di Captain America per completare la serie. Aspetta, se trovi dei doppioni, vuoi fare cambio? Certo. Figo. Ci vediamo dopo. Sì, però fammi fare. Meglio che non c'è un parco giochi di questo tipo, perché io, mamma mia, che cosa potrei comprare in un posto del genere. Meno male che non esiste. Io sono Iron Man. Che figata. Ma capirai, dai. Iron Man, io sono un fan di quelli proprio. Io sono Iron Man. Mi chiedo se Tony Stark si preoccupi di come gli stanno i capelli nel casco. Allora, ma se... No, questo è vuoto. Ma quelli sono... Oh, cavoli, quanti repulsori! Oh, cavolo. Oh... È davvero bellissimo. Ma che atrocità è mai questa? Ah, chiedo scusa. Sei molto piccola, è difficile vederti. Non devi temere dinanzi al figlio di Odino, anche se ne comprendo l'istinto. Come ti chiami? Oh... Kamala Khan. Uh-huh. E cos'è quell'aggeggio che tieni lì? Un raggio muone ad alta densità. Il guanto repulsore della Mark III. Il primo amore di Tony Stark. Per la barba di Odino. Fa paura quasi quanto il suo proprietario. Sei simpatico. Sì, lo so. Ammira una vera arma che non necessita di migliorie. Oh, cavoli. Chi impugnerà questo martello se sarà degno, degna, possiederà il potere di Thor. Esatto. La differenza tra i giocattoli di Stark e la potenza di un dio.
Sì, può darsi. Ma un eroe dovrà pure iniziare, no? Giusto? Sì, sì, certo. Sei davvero molto saggia per essere così giovane. Grazie. Anche tu. Kamala Khan. Mi ricorderò il tuo nome. Non posso credere di aver incontrato il dio del tuono. Troppo figo. Fumetti, premio, concentrati. Ricordate, l'evento con l'autografo degli Avengers inizia alle 12:30 sul... Io spero che la campagna sia all'altezza di questa introduzione così curata, perché pure questo, niente. Oh no, è finito. Lo scudo di Cap della Seconda Guerra Mondiale con cui ha colpito Hitler. È fantastico. Spostati. Scusatemi. Ehi, perché pensi che non sia una vera fan? Anch'io ho il diritto di stare qui. Quando la folla e la stampa e il mondo ti dicono di spostarti, tu piantati come un albero accanto al fiume della verità e di a tutti no. Spostatevi voi. Non sai chi è? Un vero fan, sì. Sono scordati di doppiarti, vabbè. Può capitare, c'è la faccia da mettere insulsa che se lo sono scordato, vabbè. Grandioso, hanno finito i fumetti. Sai, per quel che vale, sei stata molto coraggiosa. Grazie. Sei una fan di Captain Marvel. Non è qui, ma le saresti piaciuta. Scusa, ma tu sei Captain America. Io sono Kamala. Kamala Khan. Khan. La tua storia, le malvagie lucertole... Lucertole delle fogne, sì. Sì, sì. A Thor è piaciuta molto. Ha detto che hanno avuto un problema simile ad Asgard. Hai letto la mia storia? Tutte quante. È incredibile. Ehi, Cap, dobbiamo andare sul palco. Tarton è impaziente. Hai visto Thor? Dovrebbe essere arrivato. Io sì. Sì, pochi minuti fa era allo stand di Stark. Però probabilmente non è più lì perché si è allontanato. Lei chi è? Nat, permettimi di presentarti una concorrente. Lei è Kamala Khan, esperta di lucertole malvagie delle fogne. Oh, certo. Quella cosa che mi hai fatto fare col tombino era niente male. Non è nulla rispetto al tuo scontro con Madame Hydra. Quello era forte. Dobbiamo salire sul palco. Sì, a presto, Kamala. Ci si vede? Ci vediamo. Ah, quello era Captain America. E Black Widow. Ah, muoio! Penso che qualsiasi essere vivente normale reagirebbe allo stesso modo. Dipendente dall'età o da... Sembra che dovrò provare se voglio quel numero. Posso provare? C'ero quasi. Quasi degna e comunque buono. Ecco il tuo fumetto. Grazie. Ci sono quasi. Balconata VIP, arrivo. Forte! Altri fumetti! Questo già ce l'abbiamo, quello è il doppione. Quelli sono gli scienziati che ho visto in TV. Il Terrigen non è un gioco per milionari e per la gente. E può ancora esserlo. Ora concentrati e pensa a ciò che conta. Con il nostro lavoro cambieremo il mondo, George. So che non ti piace lo sfarzo, ma ne varrà la pena, vedrai. Vorrà controllo e guadagno. Non glielo permetteremo. Questo è il tuo momento.
Con i fondi della Stark e la tua mente, sarai un eroe per tutta questa gente. Non capisci? Siamo così vicini. Eccoti qui. Bruce. Sei sparita stamattina. Colpa del lavoro, scusa. Ma certo, lo so. Che cosa c'è? Niente. È solo che stiamo ricevendo strane rilevazioni dal reattore. George, era giusto. Forse è troppo presto per annunciarlo in pubblico. Credi che potremmo controllare un'altra volta i calcoli? Sì, certo. Oh, grazie. Scusami tanto. Ehi, che ci fai qui dietro? Mi sono persa. Come no? Ma ora torniamo all'evento principale, ok? No, non c'è questo numero. Aspetta, forse posso scambiare questo numero con quel bambino. Bambino? Ehi, ho il numero che volevi. Fantastico, facciamo cambio. È stato un piacere fare affari con te. Ora che li ho tutti, potrò accedere alla balconata VIP. Ricordatevi di collezionare i 5 fumetti esclusivi che è di qua per l'evento principale. Incredibile! Guarda quanto è grosso! Direttore Fiori! Direttore, ha considerato che il reattore dell'elivelivolo potrebbe non riuscire a contenere questo Terrigen? Non conosciamo ancora... Ti fermo subito. Non saremmo andati avanti se il progetto non fosse sicuro. La Chimera offrirà sicurezza, protezione degli Avengers e dello Shield combinati. Grazie. Bruno non riuscirà a credere ai suoi occhi. Ehi, ragazzina, sta attenta. Ok. Ci siamo? Beta? Ecco l'ascensore per la tua balconata esclusiva. Richiede la scansione del telefono. Hai quei fumetti? Apriti sesamo, signori supremi dei fumetti! Secondo, vogliamo inaugurare una nuova fonte di energia pulita chiamata Terrigen. Mi dicono che sia molto potente. Per spiegarvi come funziona, l'uomo che l'ha scoperta, il dottor George Tarnow. Grazie, Capitano Rogers. La Chimera è alimentata da un nuovo minerale, il Terrigen. 3 anni fa ho trovato una strana... roccia, sì, nella baia di San Francisco. Dopo ulteriori test è risultato chiaro che questo minerale... Ciao San Francisco! Città con splendida gente, buon cibo e... niente parcheggio. Beh, su questo ci sto lavorando. Bella borsa. Qualcosa non va. Andiamo via da qui. Vieni. Sembra grosso per essere un incidente. Non esistono incidenti. Thor, Tony, controllate. Vado subito. Stammi dietro. Prepara il Quinjet. Non si sa mai. Ok. Aspettando? Sì, ovviamente. Volevo recuperarsi. Wow! Qui sì che si fa molto più interessante. Dobbiamo darci una mossa. Io sono già lì. Thor, prova ad aprire una strada sul ponte. Ok.
Via, via, via! Ci sono almeno due posti degli uomini armati qui! Ci servono rinforzi! Voi non siete degni! E via, si comincia alla grande. Allora, Tony, la situazione. Sono mortali bloccati e parecchi omini armati e arrabbiati. Ho appena preso un autobus. Forse avrei dovuto fare una colazione più abbondante. Thor, grazie per l'aiuto. Abbiamo dei civili bloccati dietro le barricate. Ho capito, state dietro di me. Allora ci passo io. Siamo noi a te, Tom. Thor, salvaci! Ah, sarà divertente. Thor, con chi abbiamo a che fare? Non si sono presentati. Aspetta, quelle armi appartengono allo SHIELD. Provo a contattare il comandante Hill. Cap, hanno scelto proprio oggi per un motivo. Lo penso anch'io, Bruce. Resterò sulla Chimera finché non avremo scoperto che succede. Sei ferito? No, solo intrappolato. Per tua fortuna, sono potente. Grazie. Ok. Corri al sicuro. Thor! Thor, grazie! State giù, rinforzi in arrivo. Uccidete il dio! È già morto! Ehi, ehi, dio del tuono! Chi ha detto che potevi prenderti tutto il divertimento? Devo ammetterlo, quello è stato notevole. Preso? Spavaldo, mi piace. Allora, io uso il colpo di rilascio. Degli scudi, bizzarro. Teoria. Andiamo, su. Facciamo saltare gli scudi direttamente. Già ci ha pensato Iron Man. Non è finita, Stark! Ehi, tornate indietro! Ho appena ricevuto conferma. Stamattina hanno rubato un convoglio SHIELD. È uno di quei briti mattutini di fiori che non leggo mai? E dai, Tony, sono importanti. Ok, come vuoi. Grazie, Pulsar. Chiedo che Fury abbia tenuto la mia tecnologia migliore tutta insieme. Quei razzi finiranno per destabilizzare il ponte. Sì, lo so. Li ho costruiti io. State al riparo! Ok! Chi di voi comparse da film di serie B mi ha sparato? Avenger, il convoglio trasporta prototipi SHIELD segreti. Fury sta cercando l'elenco di carico completo. Hill! Come sta il tuo gatto? Allora. Sì, a Fury che adoro farmi sparare addosso con le mie stesse armi. Vi terremo aggiornati. E Gus sta bene. Ah, io non lo sapevo che stessi ancora ascoltando. Mi aspettavo che questi idioti si fossero dati alla fuga ormai. Ho l'impressione che non abbiamo ancora visto tutto. Sta succedendo qualcos'altro. Il combattimento è estremamente fluido, come sarà già dimostrato in beta. Aia. Questa l'ho sentita. Di chi è stata la brillante idea di dotare i camion SHIELD di torrette? Tony! Ah, giusto. No, niente. È tutto perfetto. Spero solo che non abbiano...
Sto zitto. Hanno dei carri pulsar. Cap, la nave non è pronta per volare. Perché si muove? Qualcuno ha avviato i protocolli di sicurezza. L'autopilota della Chimera è inserito. Servono rinforzi. Rientriamo. Negativo. Proteggete il ponte. Quelle armi non devono entrare in città. Ricevuto. Tocca a te, Bruce. Sì. Ti tocca. Ogni tanto. Devo dire che la campagna sembra essere piena di momenti scriptati in stile Tomb Raider, e mi piace un sacco per quello, perché se sarà abbastanza, avrà una longevità giusta, potrebbe essere veramente divertente. Se riescono a evitare quell'effetto ridondanza sarà una figata pazzesca. Ma ovviamente è ancora prestissimo per dirlo. No, l'ho fatto troppo presto. Scusate, volevo caricare una botta mai vista, invece. Ecco, adesso. Le menzioni sono pericolose, Stark. Ehi, quelle armi erano per i buoni. Pensi che si tratti di un gioco? Non è il momento! Concentratevi, ok? Cap, cosa succede lassù? Non lo so, Nat. Un malfunzionamento del reattore. Le rilevazioni sui monitor sono strane. Pare che una fonte di calore ci attiri. Giù! Nat distruggerà la città! Ripeti, Cap, non riesco a sentire. Nat, mi ricevi? Attenzione! La Chimera è sotto attacco! Evacuati i civili! Granata! Via! 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 Steve, mi ricevi? Nat! Nat! Dai, da! Tarton, ci sei? Siamo isolati! Captain, abbiamo un problema! Lo so, Doc. Vogliono rubare la Chimera. Non quello! Non ho mai visto rilevazioni simili. Arrivo il prima possibile. Oh!
Aia. Me la ricordavo dalla beta. C'è il cannone dietro a qua a fare. Darton, aggiornami. Quel reattore non si stabilizzerà. La struttura molecolare del Terrigen si sta scomponendo in un gas. Qualche cosa là sotto sta inviando energia al reattore. Ed è straordinario. Doc, ti richiamo. Molta calma. La nave non resisterà ancora a lungo. Ci sto provando. Darton! Darton! Ho il pastore in vista. Il pastore. Avengers, se mi sentite, il convoglio trasporta una bomba a distruzione sonica altamente letale. Il piano dei nemici è di farla esplodere in città. Precipitiamo. Ve lo ripeto, abbiamo una bomba sonica. Andate a recuperarla subito. Bomba sonica? Mi prendi in giro? Pensavo che le avessero vietate. Diamo un'occhiata, va bene? Quella si chiama entrata. Taskmaster. Prendiamo il detonatore. Se esplodesse potrebbe sciogliere tutto nel raggio di 20 chilometri. Beh, cosa stiamo aspettando? Con il detonatore. No! Romano! Da un ex agente SHIELD all'altro. Ho imparato qualche trucchetto. Ah sì? Te ne faccio vedere uno io. Si chiama darti una lezione. La base del ponte è sicura. Ragazzi, ricevo delle strane rilevazioni sismiche. Tony, il camion! Ricevuto. Hai fame? Questo lo prendo io. Sai, speravo di affrontarti. Io invece non ho mai ripensato a te. Batti sotto. Non così. Io rimango sempre stupito dalla fluidità delle transizioni. Ho rotto il tuo prezioso jetpack. Non importa, ora ho questo. Maledizione, dammelo! Vieni a prenderlo. Stai prendendo i soliti appunti? Cosa? Oh, subito. Più combatto, più apprendo, giusto? Chiamano riflessi fotografici. Si chiama zero originalità. Ah!
Variare un po' lo stile. Il tuo balletto finisce qui. Premi R2 per contrattaccare gli attacchi con l'indicatore blu o giallo con il rapido di Guido. Ok. No. Deve essere frustrante essere sempre un passo indietro. Il tuo obiettivo è la chimera, vero? Cosa potresti fare? Venderla al miglior offerente? Ma ero lontanissimo. Qualcosa di molto più prezioso. Che sarebbe? Non voglio rovinarti la sorpresa. Sta parte anche nella beta ero morto una volta. Non se ne parla. Allora, a cosa hanno portato le tue indagini? So che non sei il cervello dietro l'attacco e che questo puzza di diversivo. Basta parlare. Ecco, su. Codarda. Che c'è? Non ti piacciono le... La prossima volta prendi appunti. Avevi previsto anche questo, eh? Pensavi di aver vinto. Ma di che diavolo stai parlando? Guardati attorno, Romanov. Il mondo si ricorderà di questo giorno. Il giorno in cui i loro eroi fallirono. Che sta succedendo qui? La città collassa. Maledizione, una trappola. Steve, puoi sentirmi? Vattene subito! Beta! Al diavolo! No. Cinque anni fa, gli Avengers presentarono una tecnologia pericolosa e non testata, causando una quantità di danni mai visti prima. Il nostro amato Captain America è stato ucciso durante il tentato furto di questa tecnologia. Migliaia di persone innocenti sono morte e molte altre portano ancora le cicatrici di quello che oggi conosciamo come A-Day. Centinaia di malati sono rimasti bloccati in strani bozzoli per poi emergerne con pericolosi poteri sovrannaturali. Senza alcuna cura, la malattia si è diffusa in tutto il paese e mentre sia lo SHIELD che gli Avengers promettevano di sistemare la situazione, la testimonianza del dottor Banner ha messo la parola fine a un'era. Voi cosiddetti eroi avete trasformato San Francisco in una zona di quarantena piena di gas infetto. Avete creato esseri malati e potenti che seminano il caos, molti dormienti e non identificati. Quindi le ripeto la domanda, dottor Banner. Gli Avengers sono un pericolo per la società? Sì. Dopo essere stati dichiarati fuori legge, il gruppo di eroi si sciolse. In verità, molti di loro se ne erano già andati. Con la liquidazione della Stark Industries, il dottor George Tarleton, una vittima degli avvenimenti dell'A-Day e fondatore delle avanzate idee meccaniche, pensa che la scienza sia la soluzione ai problemi del paese. Vorrei tanto sapere cosa è successo al capitano Rogers, ma non ero vicino alla stanza del reattore. Non ho risposte, quindi, ma posso promettervi questo. Io userò questa mia seconda occasione per rendervi più sicuri. L'IM riuscirà a trovare una cura alla malattia degli inumani. Parole che saranno di conforto alle famiglie distrutte dalla malattia. Pecca forse di arroganza? Sono in molti a criticare la IM. La cosiddetta resistenza diventa ogni giorno più numerosa. Io sono Phil Sheldon, in diretta per l'anniversario dell'A-Day. Non riescono a vedere la rivoluzione sotto i loro nasi. Avanti. Dove siete finiti? Ci deve pure essere un indizio.
Ma ciao. Se riesci a indovinare, copia tutto quanto. Contatto io. Ora si ragiona. Oh, un vecchio sito Stark. Hai un attimo per me, Beta? Sì, certo. La partenza per il ritiro della moschea è tra un paio di ore. Puoi ancora raggiungere le altre all'autobus. Era oggi. Kamala, abbiamo già discusso. Il ritiro è una buona occasione per tirarti fuori da tutto questo. Respirare dell'aria nuova, ridere. Nakia resterà molto delusa se non ci andrai. Hai ragione. Ci penserò. Bene. Molto bene. E ci sarà il gelato. Oh, meglio ancora, niente ragazzi, solo divertimento. Ti voglio bene. E io di più. Ma non capisci. Ok, dove eravamo? Suggerimento password. Il primo amore. Oh. Cosa? Forza, Kamala, ci puoi riuscire. Oh, giusto. Ah. Cavoli. Forza, ragazzi. Lei è in sedia a rotelle. Non ci credo. Non può essere. Oh mio Dio, sono dentro! Sono dentro! Non ci credo! Copiare tutto. Sia benedetto l'ego smisurato di Tony Stark. Che succede? No! Oh, bloccata! Ma ho copiato qualcosa, lo so. Vedrò al quartier generale. Ho sollevato un bel vespaio. Devo andare al quartier generale e scoprire cosa c'è su questa chiavetta. Allora, ragazzi, io per adesso e solo per adesso mi fermo qua. Fatemi sapere, volete vedere altro? Andiamo avanti? Sì, andiamo avanti, almeno un altro paio di episodi, pensavo di andare avanti. Per cui è probabile che ne arrivi uno a ore, per cui tenete d'occhio il canale. E ovviamente proveremo anche il multi, per cui insomma diverse cose da fare, diverse cose da vedere. Fatemi sapere quello che vi interessa maggiormente, quello che vi piacerebbe di più, quello che magari vi suscita maggiori dubbi, così che io possa chiarirveli eventualmente, e noi ci vediamo alla prossima.